Dopo l'inizio della guerra tedesco-sovietica, Hitler decise di dare avvio alla soluzione finale della questione ebraica. Così, nel gennaio 1942, durante una riunione segreta presieduta dal generale Reinhard Heydrich, fu redatta l'Aktion Reinhard, il progetto di sterminio degli ebrei in Polonia. In pochi mesi furono costruiti 3 campi di sterminio con apposite camere a gas: Beuschwitz, Sobibór e Treblinka. I campi dell'operazione Reinhard vennero infatti creati con l'unico scopo di uccidere gli ebrei che vi giungevano nel più breve tempo possibile. In questi campi vennero uccisi circa 2 milioni di ebrei attraverso gas di scarico di motori di carri armati russi. Visitiamo e ricordiamo oggi il sito di Treblinka, campo di sterminio secondo per numero di vittime, solo ad Auschwitz. Ragazzi, siamo arrivati al sito di Treblinka, alla fine del video vi dico come arrivarci. Il biglietto per entrare a vedere questo sito costa 7 zloty, quindi 1,50 euro giù di lì. Il sito è suddiviso in più parti, c'è Treblinka 1 che è il campo di lavoro e Treblinka 2 che è il vero e proprio campo di concentramento. Come vedete ci troviamo in mezzo a una foresta. L'atmosfera è abbastanza cupa, anche perché non c'è assolutamente nessuno, c'è foschia, c'è grigio e niente, adesso andiamo a vedere questi luoghi. Ragazzi, ci troviamo adesso nel sito di Treblinka 2, ovvero il vero e proprio campo di sterminio. Questo campo è stato costruito successivamente al campo di lavoro, è stato costruito a fianco, distano più o meno 2 km ed era un'area di 17 km quadrati, circondata da filo spinato. Vi erano 30-40 comandanti tedeschi, austriaci e un centinaio di guardie principalmente ucraine a sorvegliare l'area. I primi prigionieri ebrei arrivarono nel luglio del 42, arrivarono dal ghetto di Varsavia. Vi ho raccontato la storia del ghetto di Varsavia in un altro video, ve lo metto in descrizione. Successivamente però arrivarono ebrei anche da tanti altri paesi d'Europa, Francia, Grecia, Cecoslovacchia, Jugoslavia e così via. È difficile sapere il numero esatto, no, delle persone realmente uccise in questo campo di sterminio. Un numero indicativo è 800.000, di cui più di 300.000 sono arrivati dal ghetto di Varsavia, appunto, e sono stati uccisi in quest'area attraverso le camere a gas. La cosa curiosa, no, è che dicono che hanno scelto di ucciderli tramite camere a gas per evitare l'imbarbarimento, no, delle truppe tedesche, perché l'uccidere magari tanti ebrei attraverso armi da fuoco gli provocava gravi stress, invece nelle camere a gas si sentivano la coscienza un po' più pulita. Inizialmente i corpi venivano sotterrati sottoterra in mezzo alla foresta, successivamente, no, per eliminare le prove delle loro barbarie si bruciavano i corpi e hanno costruito queste grate talmente grandi che riuscivano a bruciare anche 12.000 cadaveri contemporaneamente.
Nell'aprile e maggio del 43 a Varsavia è scoppiata la rivolta del ghetto di Varsavia. Qui nel campo sono venuti a conoscenza di questo fatto e quindi anche loro hanno pensato, no, di fare una rivolta armata per fuggire da questo campo. Anche perché avevano capito che lavorare per un certo periodo qui prolungava solamente di poco la loro esistenza e quindi hanno pensato di organizzare una rivolta armata, così o sarebbero morti in guerra o comunque sarebbero riusciti a scappare. Sono dunque nate delle organizzazioni segrete, prima nel campo di Treblinka 1, poi nel campo di Treblinka 2. Il loro piano era di rubare armi, rubare benzina, dare fuoco un po' a tutte le case, ammazzare quante più guardie possibile e scappare. E così il 2 agosto è scoppiata questa rivolta all'interno del campo e su 840 persone ne sono riuscite a scappare 200. Poco dopo la rivolta, nel novembre del 43, il campo venne smantellato, venne bruciato tutto, vennero distrutti tutti i documenti, tutte le prove e venne costruita una fattoria per una famiglia ucraina. Pensate, quindi da luglio del 42 a novembre del 43, quindi appena poco più di un anno, sono state uccise 800.000 persone, quindi una media al giorno paurosa, veramente spaventosa. Ebbene, ora stiamo andando a Treblinka 1, che è il campo di lavoro, e dista più o meno 2 km dal campo di concentramento, quindi ci facciamo questa camminata in mezzo alla foresta, in mezzo alla neve. Sono arrivato a Treblinka 1, ovvero il campo di lavoro. Questo campo è stato in funzione dall'estate del 41 fino a luglio del 44, quindi è stato in funzione da prima del campo di sterminio e ha chiuso dopo, ed è stato costruito intorno a una cava di ghiaia, che è quella che si trova qui alle mie spalle. Prevalentemente i prigionieri hanno lavorato all'interno della cava di ghiaia, comunque vi erano anche altri gruppi di lavoro che lavoravano in altre zone, come ad esempio intorno al fiume Bug oppure alla stazione ferroviaria di Małkinia. Inizialmente in questo campo vennero mandati prigionieri politici polacchi prevalentemente, poi successivamente soprattutto ebrei. Diciamo che in totale sono passati da questo campo circa 20.000 persone, di cui più della metà sono morte di fatica durante il lavoro, le restanti poi sono state mandate in altri campi di concentramento o comunque uccise nella foresta. E nel 44, quando questo campo è stato liquidato, anche qui hanno dato fuoco a tutto, distrutto tutto, poiché stava arrivando l'Armata Rossa e quindi volevano nascondere i loro crimini. Ragazzi, adesso ci troviamo in un'area che inizialmente doveva essere un semplice cimitero per le persone che morivano nel campo di lavoro, quindi venivano portati qui e sotterrate. Successivamente però divenne un vero e proprio sito di esecuzioni. Migliaia di persone vennero portate qui e fucilate. Alla fine della guerra, quando questo sito venne scoperto, scavarono in quest'area e trovarono migliaia e migliaia di corpi sotterrati, e quindi adesso qui trovate tantissime croci a ricordare le persone. Ragazzi, vi do un consiglio: non consumate tutte le energie all'andata, perché poi tutta la strada dovrete rifarla anche al ritorno,
sono un bel po' di chilometri, pensavo ci fosse tipo una via traversa per tornare, invece no, è esattamente la stessa strada. Stiamo adesso andando a vedere l'ultima parte che ci manca, ovvero un museo con alcune spiegazioni e ritrovamenti. Si trova all'inizio del percorso e, come detto, sia il campo di lavoro sia il campo di sterminio sono stati distrutti, bruciati, smantellati. Hanno cercato di nascondere ogni singola prova all'armata sovietica che stava arrivando, quindi da vedere non c'è tantissimo, ci sono tanti memorial, tanti ricordi, non c'è un granché rispetto magari ad altri campi di concentramento, ma in ogni caso secondo me è un luogo da visitare per il semplice fatto che comunque venire in questi posti ti fa comunque per un attimo riflettere, pensare a tutto quello che è accaduto. C'è una frase di Gramsci che fa riflettere molto e dice: la storia insegna ma non a scolari. Ed è una frase purtroppo triste, ma molte volte no, condivido, perché la storia insegna ma non a scolari. Per questo è importante visitare questi posti, perché diventi un po' uno scolaro, ricordi delle cose, impari tante cose che magari a scuola distrattamente non hai sentito, non hai avuto modo, perché magari non avevi neanche la maturità, no, per poter apprendere, comprendere appieno. E quindi tu che stai guardando questo video, sono sicuro che sarai un buon scolaro e ricorderai e visiterai e ripenserai a queste cose affinché niente di tutto ciò possa ricapitare in futuro, anche sotto forme diverse. Allora ragazzi, la visita è finita e, come promesso, vi dico come arrivare qui, non perché sia difficile, ma perché alle volte è difficile trovare le informazioni in giro. Praticamente da Varsavia bisogna prendere un treno per Maukinia e da Maukinia bisogna prendere un taxi che vi porti qui a Treblinka. In alternativa, la cosa più comoda è, se potete, affittare una macchina e in un'ora e mezza arrivate a Treblinka. Io ho fatto così, ho affittato una macchina e tra l'altro vi do anche un'informazione: qui siamo praticamente a metà strada tra Varsavia e Białowieża. Białowieża è la foresta di cui vi ho parlato tempo fa in un video che vi metterò qui, quindi se avete la possibilità, secondo me potete prendere la macchina da Varsavia, fare uno stop a Treblinka e poi continuare per Białowieża, da qui sono altre 2 ore e vi godete quella foresta magnifica. Ragazzi, se avete trovato questo video interessante, vi chiedo di lasciare un bel like e magari scrivere anche un commento, così YouTube vede che questo video è piaciuto e lo ripropone a più persone, e così riusciamo a far conoscere questi posti, a far ricordare queste cose a più persone possibili. E inoltre, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Niente ragazzi, nel mio piccolo spero di aver dato un contributo per far sì che queste cose non si dimentichino. Noi ci vediamo nel prossimo video.